quarta edizione della preghiera straordinaria di tutte le chiese per la riconciliazione, l'unità e la pace. L'ha ospitata la Cattedrale Armena Ortodossa di Gerusalemme. Cristiani di tutte le confessioni hanno pregato in uno spirito di unità e in un luogo che riporta alle origini stesse della primitiva Chiesa di Gerusalemme. 68 nuove case per altrettante famiglie cristiane di Gerusalemme. Finalmente consegnati gli appartamenti di Betfage, il complesso residenziale che i francescani hanno potuto realizzare grazie alla generosità di molti. Un'opera sociale di fondamentale importanza per mantenere la presenza cristiana in Terra Santa. Il difficile cammino di Emmaus, celebrata la memoria dei santi Simeone e Cleofa nel santuario francescano di Emmaus Qubeibe, un luogo santo ora purtroppo difficilmente raggiungibile dai gruppi di pellegrini. Io sono la luce del mondo, si chiama così il nuovo centro dei padri Cappuccini di Gerusalemme, inaugurato pochi giorni fa in Città Nuova. Ospiterà studenti che vengono in Terra Santa a studiare la Bibbia, ma sarà anche un punto di riferimento per sacerdoti in difficoltà. È stata la Cattedrale Armena Ortodossa di Gerusalemme ad ospitare sabato 25 settembre la quarta edizione della preghiera straordinaria di tutte le chiese per la riconciliazione, l'unità e la pace. Un appuntamento ecumenico che ha visto riuniti cristiani di tutte le confessioni e questa volta erano in tanti, almeno 400, fra cristiani locali e stranieri che vivono a Gerusalemme, fedeli di tutte le lingue che hanno vissuto questa particolare e suggestiva liturgia armena in uno spirito di preghiera e di unità. Noi siamo nel rito latino, ma quando vedi anche il rito armeno, con la loro ricchezza, uno si vede come ricca. La nostra chiesa di preghiera, di questi tanti doni che il nostro Dio, il buon Dio, mi ha dato alla sua chiesa. Trasmesso anche stavolta da più reti televisive per consentire una più allargata comunione di preghiera con e per Gerusalemme di tanti cristiani sparsi nel mondo, questo quarto appuntamento ha visto anche la partecipazione di vari responsabili delle differenti chiese, nonché del nunzio apostolico della Chiesa Cattolica Latina, Sua Eccellenza Monsignor Antonio Franco. Qui non pregavamo soltanto noi o tutti coloro che in qualche modo attraverso la televisione si sono uniti o si uniranno a noi, ma hanno pregato con noi le generazioni che ci hanno preceduto, compreso la generazione di Gerusalemme che già viveva almeno 1400 anni fa questa liturgia che noi abbiamo celebrato quest'oggi. La liturgia oggi è particolarmente solenne perché, per una felice coincidenza, si celebra il vespro di una festa importante. Special occasion. Questa è una speciale occasione, la festa dell'esaltazione della Santa Croce, secondo il calendario armeno. La Santa Croce, simbolo di Nostro Signore, è simbolo di morte e risurrezione, la vittoria del male. E dunque la Santa Croce è il simbolo che lega tutti i cristiani. Avere pregato qui in questa quarta edizione della preghiera della pace qui in questa chiesa di San Giacomo nel giorno dell'esaltazione della croce significa ricordarci sempre che c'è una connessione profonda, essenziale tra pace e croce. È praticamente il messaggio di Paolo. Gesù si chiama nostra pace a causa della croce e lui ha pagato per la pace e ha unito le cose del cielo e della terra, ma anche ha unito tutte le realtà del mondo in sé grazie al sangue della sua croce, quindi è stata molto intensa, molto bella. Conosciuta anche come la Chiesa dei Due Giacomi, Giacomo primo vescovo di Gerusalemme e autore dell'omonima lettera e Giacomo fratello di Giovanni, questa cattedrale armena ortodossa della Città Santa offre interessantissimi spunti ecumenici e storici che affondano le loro radici nelle origini stesse della primitiva Chiesa di Gerusalemme. Pensiamo semplicemente il nostro Ame, che continuiamo a dire nella nostra liturgia latina, affonda le sue radici in questa liturgia di Gerusalemme. Ora che abbiamo avuto dei passaggi sia nella celebrazione del Vespro, sia proprio nel rito vero e proprio dell'esaltazione della croce, passaggi dell'autentica, antichissima liturgia di Gerusalemme che, guarda caso, si chiama liturgia di San Giacomo. Una grande chiave simbolicamente consegnata a ciascuna famiglia per dire che il sogno a lungo atteso è finalmente divenuto realtà. La custodia di Terra Santa ha consegnato 68 appartamenti ad altrettante famiglie cristiane. È accaduto a Betfage, il villaggio a est di Gerusalemme, alle spalle del Monte degli Ulivi, dove i francescani, grazie alla generosità di molti, hanno potuto realizzare questo complesso residenziale a favore della comunità cristiana.
È importante per i cristiani perché non ci sono case. E l'affitto di una casa qui a Gerusalemme è carissimo, comincia da $1000 al mese, questo quasi gratis. Allora tutti hanno bisogno, tutti volevano questi appartamenti. Noi abbiamo scelto 68 famiglie da quasi 700 famiglie. La struttura era stata ultimata ed inaugurata già 3 anni fa, ma per motivi burocratici e di permessi, a fatica ottenuti, soltanto ora le 68 fortunate famiglie cristiane di Gerusalemme potranno finalmente abitare gli appartamenti di Betfage. Da quando mi sono sposato, da 14 anni, ecco, da 14 anni che io aspetto ad avere una casa, diciamo, dalla custodia. La Chiesa in Terra Santa ha una funzione di riferimento di identità, ma anche di riferimento sociale, spiega il custode di Terra Santa. Essa, cioè, ha un compito di sostegno, anche concreto e materiale, nei confronti della comunità cristiana, soprattutto a riguardo dei più poveri. Qui, soprattutto a Gerusalemme, il territorio ha un valore politico, anche quindi economicamente costa molto e molti cristiani non possono permetterselo. Costruire case e avere, insomma, spazi fisici, quindi anche appartamenti concreti dove le comunità cristiane vivono, è importante per restare in Terra Santa, per segnare, conservare il carattere cristiano e soprattutto perché ci siano cristiani. Un'opera sociale di fondamentale importanza, dunque, per la sopravvivenza della presenza cristiana in Terra Santa, un'opera che, è bene non dimenticarlo, è stata resa possibile soltanto grazie alla solidarietà dei tanti fratelli cristiani nel mondo, che hanno a cuore il destino e il futuro delle pietre vive di Terra Santa. È veramente grazie a tante persone che hanno aiutato per realizzare questo progetto. Questo progetto ha costato milioni di dollari. E questa è anche la missione dei francescani. I francescani sempre sono stati i primi a fare queste case per la gente. Abbiamo 500 case nella città vecchia. Adesso con questo progetto abbiamo più di 200 case fuori la città vecchia. Questa è la cosa più bella, la più importante per i cristiani, per far rimanere qui. Se i cristiani non hanno queste possibilità non possono rimanere qui. Domenica 26 settembre un bel gruppo di frati, fedeli locali e pellegrini hanno raggiunto Emmaus Qubeibe per festeggiare la memoria dei santi Cleofa e Simeone, i due discepoli che incontrarono Gesù sulla strada di Emmaus la sera della risurrezione. Sebbene rimanga incerta l'esatta ubicazione della Emmaus di cui parla Luca, almeno altre 2 località ne vantano l'autenticità, questa chiesa francescana, sorta nel villaggio che una certa tradizione indica come quello dei 2 discepoli che abbandonarono delusi Gerusalemme dopo i tragici fatti del Venerdì Santo, fu ricostruita nel 1902 sui resti di una chiesa crociata e di una casa romana che si dice dei 2 discepoli. Il santuario ha dunque origini storiche antiche e tante sono le testimonianze di un luogo vissuto e celebrato lungo i secoli, che ricorda anche il passaggio dei pellegrini medievali che dal mare, da Giaffa, salivano a Gerusalemme. Qui vicino c'è anche un monte detto Mons Gaudi, Monte della Gioia, sul quale i pellegrini facevano sosta ammirando il panorama di Gerusalemme e sul quale si inginocchiavano pregando e godendo della grazia di visitare la Terra Santa. Tempi lontani. Oggi di pellegrini ad Emmaus se ne vedono pochi e questo è il primo gruppo dopo 4 mesi che riesce a raggiungere il santuario. Nuove strade, nuovi muri di divisione, nuovi checkpoint rendono difficile l'accesso al villaggio della Cisgiordania. È per questo che nessun gruppo viene più a Emmaus Qubeibe, racconta il guardiano del santuario francescano, perché quando gli si spiega come devono fare per arrivare, desistono. E pensare che Gerusalemme dista solo 11 chilometri e che molti erano i gruppi di pellegrini che decidevano di raggiungere Emmaus per concludere qui il loro pellegrinaggio in Terra Santa. Una situazione difficile e triste, commentata dal vicario custodiale Artemio Vitores nel corso della Santa Messa, durante la quale si è pregato per la pace e perché al posto di questi muri si possano trovare nuove vie di comunicazione fra gli uomini. Gli uomini, dice padre Artemio, che talvolta rendono così difficile il cammino della vita. Con il muro, con i checkpoint, con le difficoltà, molti gruppi o la maggior parte dei gruppi che adoravano questo luogo perché potevano trovare facilmente a Gesù non possono venire. Oggi noi abbiamo avuto un permesso speciale, siamo passati da un cammino che io ho fatto quando ero studente, era il cammino che si faceva anticamente, è stato relativamente facile, che alla fine anche il Vangelo di oggi è questo.
Gesù che cammina con loro, gente triste, gente che hanno perso ogni speranza, e attraverso l'incontro con la parola di Dio, attraverso l'incontro con i fratelli, resta con noi a mangiare, siamo fratelli, tutti siamo uguali, e attraverso il pane di vita che è l'Eucaristia, che è la donazione totale, l'amore, si possono arrivare a strade, a conclusioni, altrimenti tutto saranno mura, opposizione e incomprensione. Un nuovo centro per ospitare gli studenti che vengono in Terra Santa per studiare la Bibbia. Nella città nuova di Gerusalemme, il centro, presso il convento dei Cappuccini, si chiama Io sono la luce del mondo. E la luce è stato un tema centrale nel discorso di padre Mauro Iori, ministro generale dei Cappuccini. La luce di Cristo è una luce che brucia, ha detto, ha amato fino alla fine e noi siamo chiamati ad amare come Lui. All'inizio il centro sarà a vantaggio di coloro che sono venuti in Terra Santa per approfondire la conoscenza della scrittura. E a lungo termine? La casa è per studenti che vengono a studiare Bibbia a Gerusalemme, ma anche per tutti i frati che fanno un periodo sabbatico e perché le province possono inviare gruppi di frati per pellegrinaggio, per formazione. Io penso col tempo di fare dei corsi di 2 settimane da offrire a tutto l'ordine per un rinnovamento biblico e spirituale. Nel corso dell'inaugurazione del nuovo centro, 2 volte è stato menzionato Giovanni XXIII, nato nella provincia italiana di Bergamo, città strettamente associata al nuovo centro. Il vescovo di Bergamo, Monsignor Francesco Beschi, è stato tra gli illustri ospiti e l'architetto Cesare Rota Nodari è un nativo di Bergamo. L'architetto che ha realizzato questo progetto, gli artisti che hanno fatto dei doni, tutte le opere d'arte che ci sono in questa casa sono tutti doni di artisti bergamaschi viventi. Quindi è anche il frate che ha voluto fortemente la realizzazione di questa casa, padre Pasquale Rota, è un bergamasco e lui è stato capace di passare il fuoco a quella terra generosa. E quella terra che ha dato Papa Giovanni è stata quella che ci ha veramente aiutati molto nella realizzazione di questo progetto. Anche i sacerdoti che hanno incontrato difficoltà personali nel loro ministero saranno accolti presso il centro per ricevere guida e sostegno spirituale. Padre Pasquale Rota spiega questo secondo obiettivo. Il secondo obiettivo è di fornire ai nostri fratelli cappuccini provenienti da tutto il mondo l'opportunità di rivedere la loro vita, perché gli anni passano e a volte dimentichiamo ciò che è fondamentale nella nostra vita, quindi abbiamo bisogno di riorganizzare le nostre vite. Io non confido, per esempio, in un medico che non è capace di rivedere le sue posizioni e tanto più un padre, un sacerdote. Se non facciamo così, l'età potrà portare con sé catastrofi spirituali. E così vorremmo offrire una possibilità di rinnovo, 1 mese, 2 mesi, 3 mesi forse, con tutto ciò che Gerusalemme ha da offrire, soprattutto dal punto di vista cristologico. Offriremo cristoterapia, sì, cristoterapia, per un rinnovamento. Situato nella nuova città di Gerusalemme, il centro rappresenta un prezioso contributo per una maggiore conoscenza della Bibbia, uno sviluppo che può essere portato avanti nel modo più appropriato qui in Terra Santa.